Un saluto a tutti i lettori di TechnoYouth, ci troviamo in compagnia di Assassin's Creed Unity. Vedremo all'interno di questa recensione il nuovo capitolo della saga dedicata agli assassini di Ubisoft nella sua controparte del PC. Partiamo subito, vedremo subito infatti trama, grafica, audio, gameplay e alla fine il giudizio finale. Partiamo subito con la trama. Come negli altri Assassin's Creed, anche questo Assassin's Creed Unity è molto particolare, è davvero ben fatto dal punto di vista storico. Incontreremo un gran numero di personaggi che sono realmente esistiti, realizzati in maniera pressoché perfetta anche grazie agli studi che sono stati effettuati prima ovviamente di prima che questo gioco venisse realizzato. Prenderemo infatti i panni di Arnaud, ovvero da prima fin quando è un piccolo bambino. All'interno dell'introduzione vedremo infatti suo padre assassinato, dovremo far luce su chi è stato appunto l'assassino, chi l'ha ucciso. E mentre si effettua questa indagine si scopriranno un gran numero di personaggi e si scoprirà addirittura che lo stesso padre di Arnaud, come ci si potrebbe aspettare, era un vero e proprio assassino appartenente alla confraternita. E man mano che andremo avanti nel gioco arriverà anche il momento per Arnaud di unirsi a questa confraternita e quindi riprendere i passi di Altair, di Ezio e di Connor successivamente, e la sua strada si incrocerà con quella di molti altri, scoprendo anche durante la Rivoluzione Francese molti personaggi che hanno cambiato la storia anche in ambito abbastanza oscuro attraverso dei meccanismi molto particolari. Quindi possiamo dire, man mano che si va avanti, a un certo punto potrebbe sembrare che questa trama è abbastanza scontata perché l'abbiamo vista sui libri di storia, ma possiamo dire in realtà invece è davvero molto ben fatta, specialmente per i personaggi, e anche questa volta si è tenuto un profilo molto alto soprattutto per quanto riguarda il plot e la storia, quindi possiamo dare tranquillamente un voto 9 per la trama. Passiamo all'aspetto grafico di Assassin's Creed Unity. Guardiamo direttamente il gioco mentre lo stiamo provando effettivamente, possiamo notare che la grafica è stata realizzata perfettamente. Ci muoveremo all'interno di una Parigi mai stata così realistica. Il controllo delle ombre di ogni singolo personaggio è davvero superlativo, specialmente il grado di dettaglio che viene utilizzato per Arnaud è a dei livelli stratosferici. Premettiamo che, nonostante la nostra configurazione del PC sia davvero molto alta, il gioco è stato sviluppato fondamentalmente per schede Nvidia, quindi anche al dettaglio massimo notiamo vistosi cali di frame rate. Infatti la grafica è davvero molto pesante e per poterci giocare ad un livello decente è necessario quindi dover spendere qualche soldo per una scheda grafica molto alta, per una scheda grafica molto potente. Possiamo notare che anche le animazioni sono davvero ben realizzate. Adesso cerchiamo di effettuare qualche momento oltre a questa fuga, cerchiamo di effettuare qualche salto e possiamo notare che rispetto al passato i movimenti proprio durante i salti e tutto il resto sono molto più realistici, perché anche questa volta è stato utilizzato come al solito la tecnologia del motion capture, e grazie infatti anche a dei click che sono stati scattati da coloro che hanno realizzato appunto questi movimenti all'interno dell'ambito reale, abbiamo potuto scoprire infatti di cosa trattava questo Assassin's Creed. Ricordiamo una notizia che infatti pubblichiamo sul nostro blog attraverso dei selfie realizzati da questi personaggi, infatti abbiamo scoperto quale sarebbe stato il grado di abilità di movimento dei personaggi, e infatti possiamo dire qui si vede benissimo. Diamo anche un'altra dimostrazione, vediamo come si muove in maniera davvero naturalistica, davvero molto naturale il personaggio. Anche quindi questi movimenti sono molto fluidi, ma dobbiamo dire talvolta si nota quasi una sorta, all'interno proprio di questi salti si nota quasi una specie di meccanicità, ma questo accade davvero molte poche volte. Dobbiamo spendere anche qualche parola per il grado di dettaglio che è stato utilizzato per i personaggi, a noi in particolare realizzato in maniera spettacolare, così anche come all'interno delle scene intermezzo tutti gli altri personaggi avranno un grado di dettaglio davvero molto alto. Diamo un'occhiata alla splendida Parigi che è realizzata in maniera superlativa e infatti possiamo dire lascia davvero a bocca aperta, soprattutto per la realizzazione dei monumenti e delle decorazioni. Infatti possiamo vedere la cattedrale di Notre Dame che visiteremo qui di qualche volta, è davvero ben fatta e quindi è perfetto a livello grafico in un certo senso, anche se le texture in alcuni ambiti, soprattutto negli oggetti che non sono molto presi bene in vista, quindi sono di livello secondario, è abbastanza bassa la grafica. L'unico punto negativo del piano grafico possiamo dire è legato appunto al fatto che è davvero molto pesante, quindi poterci giocare a livello altissimo, tenere una fluidità a pari merito è davvero impossibile, quindi possiamo dare senza problemi 8 dal punto di vista grafico.
Passiamo al comparto audio di Assassin's Creed Unity, completamente localizzato in italiano sia per quanto riguarda il sonoro e anche i sottotitoli. A mio avviso non è proprio di altissimo livello il doppiaggio, particolarmente perché non apprezzo la voce di Arnaud, la voce in italiano, ma dobbiamo dire che nonostante questo è un lavoro davvero ben fatto, anche per quanto riguarda i suoni ambientali. Infatti vedremo molto spesso delle voci occasionali sia da parte delle guardie e anche da parte della folla che saluteranno Arnaud. E anche i vari personaggi che si trovano all'interno della storia sono perfettamente caratterizzati. Oltre a questo è da prendere in considerazione anche il fatto che dovremmo trovare molti elementi collezionabili all'interno del gioco, tra cui anche delle canzoni patriottiche francesi che sarà possibile ascoltare all'interno del database. Raccogliendole tutte vorremmo notare anche un ottimo lavoro storico dal punto di vista audio in questo aspetto, quindi possiamo dire un lavoro davvero ben fatto. Passiamo all'aspetto magari che potrebbe interessare gran parte dei giocatori di Assassin's Creed Unity, ovvero il gameplay. Rispetto ai vecchi capitoli questo gioco è cambiato moltissimo, infatti abbiamo assistito a una radicale trasformazione cercando di adattare il gioco alle console vere e proprie. Possiamo partire già con questo aspetto, possiamo notare ad esempio il piano di combattimento e infatti cerchiamo adesso di mostrarvelo effettivamente all'interno del gioco. Se troviamo qualche nemico potrete notare che infatti il sistema di combattimento rispetto alle vecchie versioni di questo gioco è cambiato in maniera vistosa e infatti possiamo dire è stato completamente semplificato. Troviamo dei nemici infatti che sarà necessario eliminare soprattutto attraverso un gioco a tempo, ovvero contrattaccare, parare gli attacchi in un dato momento e successivamente lanciare attacco nel momento in cui l'avversario invece abbassa la propria guardia. Ecco qui, adesso ci troviamo durante un combattimento e vediamo come infatti si sviluppa. Come stavamo dicendo, gli avversari saranno contraddistinti anche da una sorta di reticolo che possiamo vedere sopra la fronte di questi ultimi, che rappresentano appunto la difficoltà. E come abbiamo potuto vedere è molto semplice il sistema di combattimento: parare e attaccare, reso proprio all'osso. Magari si poteva fare qualcosa in più sotto questo punto di vista. Passiamo anche ad un altro aspetto del gameplay. Troviamo come al solito la meccanica del free roaming, ovvero una sorta di Grand Theft Auto all'interno del quale il protagonista si trova a dover vagare all'interno di tutta la struttura di d'ambiente, tutto l'ambiente alla ricerca delle missioni principali, come possiamo notare anche all'interno di molte missioni secondarie che serviranno successivamente a guadagnare dei punti e a sbloccare gli oggetti sempre più forti. Una nota non di buon merito che possiamo dire riguardo Assassin's Creed Unity è stata l'eccessiva apertura che è stata fatta verso un aspetto online del gioco. Infatti per poter sbloccare molte delle caratteristiche che permetteranno di acquistare diversi elementi per Arnaud, dobbiamo dire sarà necessario connettersi ad internet e infatti dover utilizzare delle app parallele come ad esempio Assassin's Creed Initiates oppure anche altre applicazioni di tal genere. Se decidete di giocare in single player, molte di queste opportunità vi verranno precluse. Vi mostriamo anche un nuovo elemento che si è introdotto che dà molto più respiro soprattutto al comparto multiplayer e alla personalizzazione del giocatore. Infatti, differentemente dai vecchi Assassin's Creed, oltre ad acquistare delle armature complete o delle armi, questa volta avete la possibilità di rendere unico veramente il vostro personaggio. Come potete vedere qui, sarà necessario dover acquistare delle abilità, così anche come tutto l'equipaggiamento, attraverso denaro, punti assassino e altri elementi che si dovranno ottenere all'interno del gioco completando le varie missioni. Vedremo come aspetti, come nascondersi all'interno di una panca, sedersi su una panca, la mimetizzazione all'interno della folla sarà necessario doverlo acquistare, non sarà un'attività predefinita come è accaduto già in passato, quindi sarà necessario dover acquistare queste abilità per essere sempre più forti. Per quanto riguarda l'attrezzatura abbiamo un comparto davvero molto vasto, troviamo le armi a una mano, delle armi lunghe, armi pesanti e anche le armi da fuoco, pistole e fucili. Attenzione! Non sarà possibile portare tutto quello che si trova con sé, ma bisognerà scegliere in base al caso quello di cui si avrà bisogno. Infatti possiamo notare che ogni tipo di arma avrà le sue caratteristiche, ovvero un danno, parata, velocità e gittata.
e man mano che si va sempre più avanti sarà possibile acquistare gli oggetti sempre più potenti che costeranno o denaro o sarà necessario soddisfare determinati criteri come ad esempio in questo caso le sfide tra club, quindi dover giocare online. Lo stesso discorso vale anche per l'equipaggiamento, dove oltre al consueto cambio di colori per la divisa del nostro assassino, che sarà possibile utilizzare in moltissimi colori, c'è la possibilità di dover per poter cambiare ogni singolo aspetto dello stesso orno. Infatti dovremmo cambiare cappuccio. Oltre alla personalizzazione della testa sarà possibile cambiare anche altri elementi dell'armatura, come ad esempio la stessa corazza, dove ci permetterà di ottenere diversi power up o per la salute o privilegiando la furtività o anche attacchi a distanza. Oltre a questi elementi permetterà anche di migliorare magari le abilità dello stesso orno, come ad esempio l'occhio dell'aquila. A proposito dell'occhio dell'aquila, possiamo dire che differentemente dai vecchi Assassin's Creed, questa volta quando utilizzeremo appunto tale abilità non entreremo in una sorta di visualizzazione in prima persona, bensì, come potete notare, è in terza persona, dove tutto l'ambiente cambia di colore e ci permette di identificare quali sono i nostri alleati oppure avversari. E questo non ha una durata illimitata, ma sarà un'abilità che sarà necessario, che necessiterà di tempo per potersi ricaricare, quindi usatelo con molta cautela. Passiamo al giudizio di Assassin's Creed Unity. Attraverso tutte le caratteristiche che abbiamo visto, questo gioco cambia qualche leggermente di tono rispetto ai vecchi capitoli della saga. Può Ubisoft continuare su questo percorso? Diciamo che la saga è diventata davvero abbastanza complessa da tenere su e il carisma che si trova dietro ai primi capitoli come il personaggio di Ezio Auditore e anche lo stesso Altair è difficile da sostenere anche in questi ultimi giochi. Infatti Arno, diciamo, è leggermente più carismatico, più coinvolgente rispetto alla figura di Connor, che ormai quasi nessuno più ricorda di Assassin's Creed. Cosa è cambiato e cosa non ci piace soprattutto di questo Assassin's Creed Unity? Soprattutto l'eccessivo coinvolgimento del comparto multiplayer. Se io ad esempio sono un giocatore che vuol giocare ad Assassin's Creed in single player, ormai non posso più farlo. Ci sono degli screen che è necessario aprire unicamente collegandosi a internet, ci sono delle missioni che si possono fare solo in cooperativa, ci sono degli oggetti che è necessario registrarsi per poterli acquistare. Manca poco che sia necessario dover pagare con denaro reale appunto molti oggetti. Nonostante questo possiamo dire che la trama e grafica sono ben fatti, il comparto audio lasciamo stare e il gameplay magari potevano lasciarlo leggermente più realistico come in passato. Forse le troppe innovazioni che sono state implementate all'interno di questo Assassin's Creed Unity non erano necessarie. Nonostante questo si dimostra un buon prodotto per chi ama la saga e che magari vuole stare al passo con la trama e soprattutto ama questo genere di giochi, quindi possiamo dargli senza dubbio un voto 8. Per il momento questa è la nostra recensione di Assassin's Creed Unity. Se siete d'accordo mettete un mi piace, commentate, dite la vostra e restate sempre con noi. Un saluto da Dario per Tecnoriot, ciao a tutti!